Salve a tutti e bentornati su Access Facile. Questa volta inizio dalla fine, che mi sono accorta che effettivamente nessuno guarda proprio la fine fine dei tutorial, per cui quello che generalmente vi dico alla fine, questa volta ve lo dico all'inizio. Allora, innanzitutto vi ringrazio per il seguito. Questo è un periodo per me lavorativamente parlando veramente tragico, per cui ho poco tempo anche per seguire il canale e di questo mi dispiace. Durerà ancora un mesetto questo periodo infernale lavorativo, ma va benissimo, ve l'ho sempre detto, e poi riprenderemo con un attimino più di costanza. Vi invito a iscrivervi al canale, vi invito a interagire, a lasciare like, iscrivetevi a mail per quanto possibile, ma ripeto, sono molto rallentata questo periodo, vi rispondo. E intanto andiamo a vederci questo video. Cos'è questo video? È un brevissimo tutorial che ci permetterà di vedere come evidenziare una riga secondo diciamo, campo in cui ci troviamo. Possiamo cliccare qui, ci evidenzia questa riga, possiamo andare qui, 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 vedete ovunque salire, scendere con le frecce, ovunque siamo. Questa viene evidenziata. Come facciamo? Lo vediamo subito. Chiudo questo e cominciamo da capo. Quindi io sono su una maschera continua, ho qui il mio elenco prodotti, devo fare in modo che cliccando ovunque, in qualsiasi campo, mi si evidenzi la linea di pertinenza. Andiamo in visualizzazione struttura. Cosa dobbiamo fare? Andiamo a crearci una casella di testo, non ha importanza dove la mettete, tanto verrà nascosta. Eliminiamo questa etichetta, andiamo a dargli un nome decente, copia ID. In pratica, cosa ci servirà? Ci servirà a mostrare ad Access qual è l'ID di quella riga, indipendentemente dal campo in cui mi trovo, ossia sia che mi trovi nell'ID prodotto, sia che mi trovi nel nome prodotto, sia nel prezzo. Qui mi dovrà mostrare sempre l'ID di quella riga ed è quello che mi servirà poi per evidenziare tutta la riga. Quindi, come vado a fare? Mi posiziono su ID prodotto, vado su evento, su attivato, gli dico che mi.copia ID deve essere uguale a mi.id prodotto. Ok? Vediamo cosa succede. Salviamo, visualizziamo la maschera. Vedete, sono sull'ID 1 e qui vedo 1. Sono sull'ID 6, qui mi mostra 6. Sono sul 10, qui mi mostra 10. Ma io ho bisogno di questo giochino su qualsiasi campo vado a cliccare. Vedete, se clicco adesso mi rimane sempre l'ultimo ID che ho cliccato. Invece a me serve che mi dia l'ID della riga, quindi come vado a fare? Purtroppo per ogni campo mi vado a scrivere, gli vado a dire che quando è attivato, generatore di codice, o scrivete mi copia uguale a mi di prodotto, oppure andate a richiamare questa funzione. Come richiamiamo la funzione, copiamola, diamo ditta got focus call e facciamo incolla, quindi richiama questa funzione. Tutto questo lavoro dobbiamo andarlo a fare su tutti i campi della nostra riga, quindi nome prodotto, su attivato, generatore di codice. A questo punto ricopiamoci questa, così ce l'abbiamo tutta. Quindi nome prodotto, CTRL V. Andiamo su codice prodotto, generatore di codice, CTRL V. Andiamo su prezzo, su attivato, sarà un po' noioso, ma è quello che bisogna fare. Non sempre è tutto divertente. Allora, continuiamo. Quindi, quantità in entrata, stessa cosa su questo campo. Io adesso ho preso una maschera qualsiasi,
non ha importanza, voglio dire, solo come al solito per questioni dimostrative. Abbiamo quasi finito. Le note, generatore di codice, limitiamo questo. Ok, cosa ci manca? Il prezzo. Andiamo qui. Ok, adesso ce li abbiamo tutti. Salviamo, andiamo a vedere un attimino che funzioni tutto come si deve. Allora, sono su questo record 5, 5. Vedete, non ha importanza io dove mi posizioni adesso, mi evidenzia l'ID del record su cui, della riga, diciamo, su cui io sono. Ok? Ed era questo il nostro scopo. Andiamo avanti. Cosa andiamo a fare adesso? Visualizzazione e struttura. Ingrandiamo un pochino qua. Allora, questo facciamo, allineiamo un attimino in basso così abbiamo un po' di spazio. Gli vado a riaggiungere l'ID del prodotto, il campo ID prodotto. Elimino l'etichetta, non mi serve. E questo non mi serve leggerlo, ovviamente, metto per cui A1, quindi fondamentalmente mi scompare. Cosa vado a fare? Lo vado a posizionare sopra i miei campi e lo allungo per tutta la mia riga. Se lo facciamo un po' più grande, così dopo, se bisogna che lo prendiamo, è un attimino più facile. Dopodiché ce lo portiamo in secondo piano. Allora, vediamo un attimino come siamo messi adesso. Ok, abbiamo tutti una serie di righe che adesso andiamo a togliere. In ogni caso, il nostro ID prodotto, diciamo secondo, vedete? Se io clicco qui, anche qui ho l'ID prodotto, giusto? Quindi torniamo nella nostra visualizzazione e struttura. Andiamo a togliere a tutti, andiamo su finestra di proprietà, formato, andiamo a togliere il bordo, lo facciamo trasparente, ok? Degli altri, eccetto il secondo ID, quello lungo, li facciamo di trasparente anche lo sfondo, tanto è bianco. Vediamo se così ha un senso. Vediamo un po'. Ok, vedete, molto carino qui. Però se io ci clicco, se gli faccio lo sfondo trasparente, ho il problema che poi cliccando mi sparisce un po' tutto. Proviamo a non a mettere uno sfondo normale bianco, semplicemente. Ok, vediamo un po', salviamo, visualizziamo la maschera. Ok, così va meglio, ma non troppo. Va bene, andiamo avanti, dovrebbe funzionare comunque. Ok, fatto questo, adesso che cosa devo fare? Andiamo in visualizzazione e struttura. Mi evidenzio l'ID lungo, quello per tutta la riga. E gli do una formattazione condizionale. Nuova regola e gli dico che l'espressione è che il campo ID prodotto, ricordate che sono due in realtà, è uguale a copia ID. E gli diamo, non so, un colore abbastanza vivace, facciamo un verde, questo verde. Ok. Applichiamo, ok, salviamo. Adesso però cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dirgli che dobbiamo formattare questi altri campi e dirgli che quando questi due ID coincidono si de deve diventare tutto verde fondamentalmente. Come facciamo? Allora, formato, formattazione condizionale, nuova regola. Ma questa volta clicchiamo su il campo è attivo e gli diamo il nostro verde.
Ok, applica, ok. Vediamo un pochino che sta succedendo, giusto per... Ecco qua, vedete, adesso siamo qui. Se io mi metto qui, questo si evidenzia tutto. Se io mi metto qui, si evidenzia tutto. Se io mi metto qui, non succede niente perché ancora non l'ho fatto. Quindi, visualizzazione e struttura. Andiamo a farli tutti. Formattazione condizionale, nuova regola, il campo è attivo ed è verde. Ok, applica, ok. In realtà possiamo anche, cliccando due volte qui, possiamo passare sopra, cliccare, 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 cliccare e avremo dato la stessa formattazione condizionale. Andiamo a controllare. Salviamo, visualizziamo la maschera. Vedete, adesso se io vado ovunque vado, diventa dello stesso, ho cliccato nella parte sbagliata, diventa dello stesso colore. Non mi sembra lo stesso colore, però forse ho sbagliato il colore. Andiamo a vedere un attimino. Visualizziamo la struttura. Torniamo su questo formato, formattazione condizionale. Modifichiamo la regola. Forse avevo preso questo e mi sa di sì. Ok, applica. Ok, andiamo a cliccare due volte sul pennello e ripassiamo su tutti i nostri campi. Ok, adesso ritorniamo un attimo nel nostro. Andiamo un po'. Ok, adesso è perfetto. Ora però, come vedete, abbiamo diciamo la linea evidenziata, però abbiamo i campi che sono in bianco, quindi cosa andiamo a fare? Andiamo a selezionarci tutto ad eccezione del, cioè posso fare, di quello dell'ID lungo, chiamiamolo così, e gli diciamo che lo sfondo deve essere trasparente. Vediamo un attimino. Ok, finalmente vedete, abbiamo la nostra riga bella evidenziata. Adesso mi muovo coi tasti giù della tastiera. Se volete sapere come codificarli, vi metto il video in descrizione. Vedete, ho perfettamente tutta la riga evidenziata. Se io vado a scrivere su uno dei campi, quindi ci clicco, non ho più il bianco dietro. Se vi piace, lo potete lasciare ovviamente. È un modo, diciamo, più graficamente più carino, mettiamola così. Cos'altro ci rimane da fare? Semplicemente torniamo a restringere questa parte qui, così da non avere tanto spazio, e a nascondere il nostro campo, quindi da visibile, lo inseriamo a non visibile. Salviamo, visualizziamo la nostra maschera. Ecco qui la nostra bella mascherina continua, vedete? E noi ci possiamo muovere. Io lo sto facendo con la tastiera, ripeto. Vedete? Si evidenzia la riga in cui, diciamo, in cui siamo quella che è di nostro interesse. Bene, brevissimo tutorial. Spero che abbia risposto a più di qualcuno che me l'ha chiesto diverse volte. E niente, ci vediamo la prossima volta perché tanto vi ho già detto tutto all'inizio.